La nostra preoccupazione principale è anche cosa appunto può accadere sul territorio nazionale. Ci sono servizi segreti stranieri, perché purtroppo a livello nazionale si è sempre voluto sottacere al pericolo che, e lo dico ovviamente con dispiacere, però rischiamo di correre. Servizi segreti stranieri dicono che l'Italia è un obiettivo particolarmente sensibile e che stanno utilizzando più mezzi anche per portare terroristi sul territorio nazionale, oltre a quelli già presenti come i Foreign Fighters, che qualcuno è stato monitorato e preso, altri bisogna capire se sono monitorati tutti, se sappiamo tutti dove sono e chi sono. Ma i servizi inglesi per esempio dicevano che il rischio dell'arrivo anche tramite i cosiddetti barconi della morte, ovvero quelli che arrivano dal Nord Africa in Italia, è concreto. Perché concreto? Non perché ovviamente i terroristi non abbiano i soldi di prendersi il volo, perché hanno ingenti finanziamenti e abbiamo visto anche come si stanno muovendo a livello internazionale, ma perché chiaramente un viaggio in mezzo a tanti disperati confonde molto di più le identità delle persone e c'è più libertà dopo di azione. E per questo noi abbiamo chiesto e continuiamo a ribadire che è fondamentale, e dopo di noi devo dire, ovviamente, e lo diciamo con estrema umiltà, però l'ha detto perfino l'ONU, malgrado quando noi l'avevamo proposto ci davano dei razzisti, degli xenofobi, degli intolleranti, di fare dei blocchi navali. Perché se invece continuiamo a fare questo tipo di politica il rischio è elevatissimo. E voi pensate che, malgrado, e vado a concludere, le rassicurazioni che sappiamo quante persone arrivano, chi sono, ci sono grandi controlli, la situazione in realtà è totalmente fuori controllo. Vi faccio un esempio. Un esempio oltretutto estraneo alle cosiddette sbarchi nell'Ampedusano o in Sicilia. La nave dell'Anne Klein, che qualche mese fa è andata a fuoco, se ricordate, ancora adesso noi non sappiamo il numero totale di vittime. Non siamo a conoscenza, perché lo Stato italiano non sa quanti clandestini c'erano a bordo. E pensiamo quanti viaggi di questo tipo ci sono stati con clandestini nascosti nelle stive, che arrivavano e circolavano liberamente sul territorio nazionale. Allora, o ci poniamo questo... Perché liberamente? Liberamente, perché arrivavano e circolavano liberamente. Ma non nel CIE, dove liberamente? No, non nel CIE, sto parlando dell'Anne Klein, hai capito male. Poi dai CIE scappano, abbiamo visto, ce ne sono 70, su 200.000 ce ne sono 70.000, quindi anche quello è una tesi che non regge, mi dispiace. Mi dispiace, e lo dico con dispiacere. Quindi o ci mettiamo nell'ottica che bisogna fare un serio controllo del territorio per garantire anche i nostri cittadini, senza polemica, guardi, lo dico veramente in ottica costruttiva con la maggioranza, oppure la mia seria preoccupazione, non vorrei che domani o dopodomani dovessimo piangere un attentato svolto sul territorio nazionale. Allora,